Benvenuti a un nuovo episodio di Perché lo dice Bob? Perché lo dice Bob? E insomma, alla fine il giardiniere Willy aveva ragione. Come gli inglesi e gli scozzesi, o i gallesi e gli scozzesi, dannati scozzesi, hanno distrutto la Scozia. La Scozia voterà per la sua indipendenza. Sono io, William Wallace. E ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti, decisi a sfidare la tirannia. D'altronde anche io mi romperei abbastanza le palle a vivere con una vecchia decrepita con due cagnolini orribili. Insomma, ci sarà questo referendum. E se voteranno sì, il famoso Regno Unito non sarà più così tanto unito. Oh yeah. Ora la mia domanda è: cosa succederà alla famosa bandiera del Regno Unito? Al famoso sigillo, icona, marchio del Regno Unito? L'Union Jack. Cazzo, sta bandiera è stampata dovunque. Obiettivamente, bisognerà cambiare e rifare tutto da capo. Sì, perché il famoso Union Jack non è altro che la fusione delle bandiere dei vari regni che si sono uniti. Infatti c'è la Scozia con la croce di Sant'Andrea, l'Inghilterra con la croce di San Giorgio e l'Irlanda del Nord con la croce di San Patrizio. Chugs, bro! Minchia che creatività gli anglosassoni, eh? È vero, nel Regno Unito c'è anche il Galles, però non compare nella bandiera perché... prima di tutto non aveva una croce, ha una bandiera molto più figa con un drago. E poi, gli stava sul cazzo, non lo so, non compare comunque, però c'è il Galles. Comunque, non divaghiamo. La Scozia vuole la sua indipendenza. Oh yeah! La Scozia è sempre stata la rompicoglioni della comitiva. Addirittura si era fatta anche una versione custom della bandiera del Regno Unito, lei, eh? Dove la sua era in primo piano, vabbè. Beghe interne loro. Però cosa succederà a questa Union Jack se la Scozia se ne va via? Cioè, non è che l'hanno fatta in 5 minuti, ci hanno studiato un mare di tempo. Certo, come vedete, con la solita carenza di creatività inglese, ma questo è un altro discorso, però ci hanno lavorato loro, bravi. Bravi, sì. Sorvoliamo, passiamo oltre che è meglio. Comunque, sto divagando di nuovo. Il punto è... con la Scozia fuori dal Regno Unito, oh yeah, ci sarà bisogno di una nuova bandiera, di un nuovo simbolo, di una nuova icona che rappresenti questa fusione di regni. Giustamente, la soluzione più logica sarebbe quella di lasciarla invariata tirando via solo la bandiera della Scozia dalla composizione grafica dell'Union Jack. Il problema è che fa abbastanza cagare, oltre a sembrare un pacco regalo di Natale. Quindi per cercare la nuova bandiera si sono attivate un mare di persone. Innanzitutto il famosissimo giornale inglese The Guardian, che ha messo ai voti alcune proposte di nuova bandiera sul suo sito. Che cazzo è gestito dal Movimento 5 Stelle sto giornale? Ci hanno ficcato dentro un poco di tutto nelle bandiere proposte, includendo in alcune anche il fratello scemo, il Galles. E la bandiera scelta dalle persone con il 35% dei voti è questa. Quando si dice il cambiamento, la rivoluzione, personalmente a me piaceva molto di più questa. Ragazzi, sta bandiera è un trip che neanche le peggiori droghe. Però Trainspotting è un'icona della Scozia, quindi forse è meglio evitare questa bandiera. Dopo il The Guardian si è presentata l'agenzia creativa londinese Atelier Work e hanno iniziato a buttare giù due o tre idee per la nuova bandiera del Regno Unito. Il primo pensiero è stato: usiamo il tricolore! Se so creativi, signori, c'è poco da fare. Quindi hanno scelto di usare il tricolore nonostante l'Inghilterra abbia quei vecchi scazzi con la Francia e Napoleone, con la Chiesa Cattolica e in generale con l'Italia perché gli inculiamo tutte le partite. Quindi lo studio creativo ha avuto l'illuminazione del secolo. Hanno pensato, siamo rimasti in tre. Quindi tre strisce, una per ognuno. E mischiamo i colori delle varie bandiere. Il risultato fu questo. Praticamente la bandiera di uno stato africano. Niente, rifacciamo tutto da capo che è meglio. Siccome la creatività è importante, le idee erano milioni. Quando uno è creativo trova subito una soluzione. Quindi pensarono: oh, qui nel Regno Unito siamo intrippatissimi con il rugby. Cos'è che ci abbiamo disegnato sulla maglia del rugby nostra? Tre leoni! Dai, è perfetto, piazzali sulla bandiera, tanto sono pure tre come quelli che siamo rimasti dentro sto cazzo di regno. Solo che poi gli è venuto in mente rugby uguale bettola piena di ubriachi che bevono come disperati. E dissero, no, forse non è il caso, forse no.
come si esce dalle situazioni rognose al giorno d'oggi? Affidando il lavoro ad un extracomunitario. Quindi chiamarono un francese e gli appiopparono la responsabilità di trovare un'idea per la nuova bandiera del nuovo Regno Unito. Il francese giustamente conosceva l'Inghilterra solo vista da casa sua, quindi dall'altra sponda. Le famose scogliere di Dover, belle, bianche bianche. Quindi prese una vecchia fotografia che aveva delle scogliere e con uno sforzo creativo che solo un francese può avere generò una serie di bandiere ispirate alle bianche scogliere di Dover. Megoglioni. Eccole, sono queste qui praticamente. Trasformò semplicemente la cartolina in colori piatti. Ovviamente fu picchiato selvaggiamente dai suoi datori di lavoro. Non sto qui a spiegarvi perché penso che abbiate intuito il motivo. Insomma, progettare una nuova bandiera non è una cosa facile, soprattutto per il Regno Unito, diciamo che quella bandiera ha giusto un po' di storia alle spalle, che la rende, come dire, un'icona mondiale. Ma poi, dico io, già siamo in un periodo di merda. Immaginatevi il casino mondiale se sta bandiera cambia. Ristampa tutti gli atlanti, aggiorna tutte le mappe, produci di nuovo tutti i souvenir. No, ma perché uno si deve complicare la vita? Il mio consiglio è, se avete degli amici scozzesi, ditegli di calmarsi un pochettino, di vivere sereni e di votare no al referendum per l'indipendenza. Cioè, anche loro, se no si mettono in una cosa infinita, una rottura di coglioni epocale. Io ve l'ho detto. Ah, dimenticavo una cosa. Fatevi fare le corna.